La memoria è importante, coltivarla è addirittura meritorio. Solo che la memoria, si sa, a volte fa cilecca. Prendiamo il caso della Superga 48, squadra della piccola frazione di Spoleto di San Giovanni di Baiano, fresca vincitrice del campionato di seconda categoria. Nacque in memoria della sciagura che si portò via il Grande Torino e il sito ufficiale è ancora lì a dimostrazione. Solo che la tragedia di Superga, appunto, successe nel 1949. Il presidente Adriano Casini prova a metterci una pezza. Manca un anno, no? Manca un anno. Sì, ma però loro nel 49, siccome che la società è nata nel 48, hanno preso il nominativo della Superga, che era la sciagura, era cioè, nel 49. La memoria era della Superga, il numero era sbagliato. La verità molto più probabile è che chi andò a descrivere la squadra sbagliò anno. Sicuramente è successo questo qui, perché sennò era nata proprio per la Superga 48. Su... Cioè per il 49 la sciagura del Torino. Ovviamente. Sì, per la sciagura del Torino. Tutti i tifosi del Torino? No, ovviamente. No. Qui da noi è una zona juventini e interisti. E così, per non perdere troppo tempo con la burocrazia e con le carte, si decise di mantenere il nome, legato alla tragedia ma sbagliata di un anno. Un margine di errore, tutto sommato, accettabile. Per quale squadra tifa? Io per la Juve. Campionato vinto grazie ad un allenatore quasi esordiente. Per capirci, è diventato tecnico così. Colgo l'occasione per ringraziare un amico che mi ha detto: ma che vai a giocare ancora a pallone, ma mettiti a fare l'allenatore. E oggi, dopo 2 anni, anche grazie a lui, ottengo i risultati. Oggi, nell'ultima giornata di campionato, passerella finale contro il Norcia, che ha bisogno di un punto per garantirsi playoff. Ospiti in vantaggio con Lanciotti, che segna di testa sul calcio d'angolo. La Superga 48 si affida alla tecnica di Virgili e pareggia con un tocco ravvicinato di Nicosia. Poco dopo è Protasi a beffare l'attenta difesa nurzina e a realizzare la rete del vantaggio. Nicosia porta a 3 le reti del Superga. Ma visto che il pareggio era scritto nel destino, diciamo così, prima ancora dell'intervallo il Norcia prima accorcia le distanze con il solito Lanciotti, poi pareggia con Raduazzo. Il resto è materiale buono per la Procura federale. E dopo il fair play in dialetto spoletino dedicato agli avversari, tradotto arrivarci vicino conta solo a bocce, iniziano i festeggiamenti pensando all'anno che verrà. Un premio per il campionato vinto ci sarà? Sì, cene tanto, qui andiamo forte a cena. Per il resto ci penserà lo sponsor, l'impresa di onoranze funebri dal nome che non ammette repliche. Amen e fine del servizio.